Palazzo Torino. Questo, diciamo, è il suo piazzale di parcheggio con le macchine bianche. Questa panda era insieme alle macchine bianche. Poi qua ci doveva nascere un muretto di divisione, perché questo pezzo qua, scusami, invece è molto più basso, sarà 2 metri più in basso, perché ci sono delle bulloneria, c'è l'ortopedia Bertuzzi con tutti i suoi laboratori, è stata invasa di terra e le macchine sono cadute giù con tutto il muro. Per sentire sulla pelle, sguardo assente della gente, il suono di una musica stonata provenire dal teatro, come un tango surreale lei danzava tempo in silenzio, poche gocce lento mai cadevano sulla testa dei passanti, i negozi ogni sabato per il dentro vuoto da affollare, vado verso zone più colpite, dove il fumo tracima, dove l'argine è ferita, sull'asfalto, quindi mi stai impronto, di chi è già passato prima, di chi è già andato incontro. A fotografare Genova affogata, c'è solo il mio sguardo dritto e cieco dalla rabbia, cammin dei soccorsi in pieno centro, come mai, com'è successo? Mischiate tra le ruspe, le casacche, fluorancioni, sono confuse le voci dei passanti, le senti sussurrare, che disastro, che disastro, arrivo fino in fondo alla via, poi un istante prender fiato, fermo, comincio a indietreggiare, un'altra musica lontana, dice quello che non riesco a dire, mi guardo intorno e intorno, vedo fango, non riesco più a pensare, mi guardo i piedi, entro nei negozi, chiedo cosa posso fare, rispondo con la forza di un sorriso, grazie, non ti preoccupare.